Parla bresciano, ma è il linguaggio del mondo, una tra le street artist più affermate nel panorama nazionale e internazionale. Lei è Vera Bugatti, che nell'arte urbana è approdata già in età adulta, iniziando come Madonnara. Nelle sue opere affronta tematiche sociali, ambientali, etiche, che hanno come tratto comune il ragionamento sullo scorrere del tempo. Dal Sud America alla Svezia, dal centro Italia alla Lombardia, Vera riesce a dare vita a muri attraverso installazioni murales che lei definisce elegie inquiete del tempo. Ho iniziato disegnando su asfalto, quindi gessetti, creando delle opere effimere che poi venivano cancellate dalla pioggia. Poi ho cominciato a desiderare di creare qualcosa che durasse di più nel tempo. Ho cominciato a muovermi su grandi pareti fino ad approdare a quello che viene definito oggi il nuovo muralismo. L'ispirazione nasce sia da letture, poiché sono una bibliotecaria, sia dai sogni. Le ultime opere che ho realizzato sono in effetti delle installazioni che hanno vita breve, poiché sono delle opere autobiografiche, certamente in un luogo abbandonato della provincia di Bergamo, e sono per me molto importanti perché da un lato sono le opere che mi permettono di andare ad inserirmi in ambiti urbani che si chiamano, sono cosiddetti urbex, ma che hanno comunque vita breve, poiché con l'umidità, con il freddo andranno in ogni modo a distruggersi, per cui sono opere che sono più vicine ai dipinti murali che ho realizzato negli ultimi anni come soggetti, ma hanno una vita davvero breve, come sono state le mie prime opere a gessetto. Anche affiancare opere pubbliche di grande formato, opere piccole, intime, cioè che mi permettono a livello di creatività di esprimermi in un altro modo. Due delle sue più recenti opere, L'Attenzione, realizzata a Sant'Angelo di Roccalvecce in provincia di Viterbo, e Futura Tradizio, che copre una superficie di 320 metri quadrati sulla facciata dell'Associazione Artigiani di Brescia, sono state selezionate da Street Art Cities, la più grande community internazionale dedicata a questo tipo di arte, nella top 100 della classifica mondiale delle opere di street art del 2021. È una classifica che, come tutte le classifiche, può essere discutibile. Sono ovviamente contenta di farne parte perché sono accanto ad artisti di livello internazionale. E mi hanno detto che si può votare fino al 6 febbraio, quindi se volete votare si va sulla piattaforma di Street Art Cities, se si va a scegliere l'opera